Parla con i tifosi del Napoli, benvenuti nel nostro canale News, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessun nuovo video qui sul nostro canale del Napoli, e ora andiamo alle notizie, Kvaratskhelia rinnovo, l'offerta del Napoli al Giorgiano, numeri e dettagli, il Kvaratskhelia non giocherà la gara di campionato contro la Salernitana, il talento giorgiano non è al top e Luciano Spalletti vuole proteggerlo in un periodo impegnativo. La soluzione che sembra pronta è già stata testata nelle precedenti partite perse da Kvara e brillantemente sostituito da LG Felmas, il macedone giocherà a sinistra e cercherà di fare la differenza con la sua corsa e i suoi inserimenti improvvisi. Intanto il Napoli si prepara a ridurre ulteriormente il valore degli stipendi nella prossima sessione di calciomercato estivo, questa la politica che seguirà Aurelio De Laurentiis. Nuovi e vecchi stipendi dovranno gradualmente stabilizzarsi attorno a questo limite, 2,5 milioni netti. Secondo il Mattino, dunque, sarà probabilmente questa l'offerta che verrà fatta anche al Kvaratskhelia la prossima estate, d'altronde il Giorgiano ora ne guadagna la metà.